Ciao a tutti, sono qui con il primo single album delle NMIX, che è il nuovo gruppo femminile della JYP. Questo è il fronte, scusate sotto le campane, ma c'è festa qui al mio paese, quindi stanno suonando. Queste sono le due tracce, mi sono piaciute entrambe, forse Tank mi piace anche di più della title, che è questa. Che non so neanche come si lega quella faccina lì, però ok. Questo è il bordo, adesso lo apriamo. A molti so che non è piaciuta questa title, però a me ha fatto impazzire questi stili un po' tutti mischiati. A parte che loro, questo è il lastrino, blind packaging. A parte che loro, stavo dicendo, hanno delle voci allucinanti, tutte le nuove ragazze che ci sono all'interno. Che adesso io non mi ricordo neanche i nomi, quindi anche la photocard non saprò dirvi chi è. Però mi piacciono un sacco tutte. Questo è dentro, qui abbiamo questo, ok, il photobook, aspettate che rovescio, non so dove sono le photocard, ma saranno qui in giro, infatti sono qui, queste le metto da parte, non so neanche se ce ne sono altre, vediamo, questa, arrivo, tolgo le photocard varie, ok. Ah, questo è solo il fondo. Ok. E adesso vi faccio vedere il photobook, che è questo. Ah, eccole qua. Lily è la ragazza australiana, se non sbaglio. Lei ha una voce, mamma mia. Mamma mia. Pazzesca. Oh, mi piacciono proprio un sacco queste ragazze. Allora, andiamo a togliere questo, come si illumina. Allora, questa è la copertina. Ok. Ok. Che tra l'altro la versione, questa è la versione speciale, diciamo, e poi c'è una versione che aveva dentro solo questo, senza il box, diciamo. Era la stessa. Non ho ben capito perché la JYP fa le stesse. Eccole qui! Bellissime. Ah, tra l'altro avevo anche il poster che non so dove ho messo, vabbè. Perché l'ho preso da Yesasia e mandava il poster gratuito. Quindi ho detto, va bene, prendo. Eccola qua. Non ho ancora una bias perché devo ancora bene capire i vari nomi, eccetera, eccetera. Comunque, beh, questi stili mischiati nelle canzoni mi piacciono un sacco. Mi sono piaciuti all'inizio con l'Aespa. Ah, Lela Magne, anche lei mi piace un sacco. Che adesso mi sfugge il nome, però anche lei mi piace. E, questi stili mischiati a me piacciono. So che a molte persone non fanno impazzire, però vi giuro, penso di averle ascoltate all'infinito queste tracce, queste due tracce, proprio tantissimo. Anche la dance, ho guardato i loro video prima di debuttare, dove ballano, mamma mia, mamma mia. Poi guardate qui, cioè, adoro. Ah, scusatemi per le unghie, devo andarle ancora a fare, infatti c'è tipo una ricrescita pazzesca. Eccole qua, le due tracce più le instrumental, vabbè. JYP Stuff, qua abbiamo il CD, guarda che bello! Ok, e adesso, allora, abbiamo, aspettate questo lo tolgo perché fa un riflesso allucinante. Quanta roba, allora abbiamo questa, che non ho idea di che cosa sia, penso sia la... cioè è dura, la carta del fan club, fatemi vedere dietro se c'è scritto qualcosa. C'è un numero. Vabbè, comunque, questa. Poi abbiamo... Oh, ho trovato Jiwoo! Questa che c'è il nome. Oh! E lei ha la bias.
E la bias, sì. Cioè, potrebbe essere una mia probabile bias, però è la macne, se non sbaglio. È che non si vede. Oh, così. Oh, là. Un po' scura, eh. E comunque lei è la macne. Oh, questa. Poi abbiamo una. Questa qua piccolina fototessera, le chiamo io. Oh, e io adesso i nomi non li so. Comunque ho trovato lei. Carina. E la photocard, che in realtà volevo collezionare le photocard perché mi piacciono un sacco loro. Poi ho detto no, dai, Chiara, che c'è mille roba da collezionare. Questo è il retro. E anche lei non so il nome, non è la macchina, vero? No, non è lei. È l'altra ragazza. Vabbè, comunque, ho trovato lei, che carina che è. Fate le unghie. Belline. Bene, per questo unboxing è tutto e noi ci rivediamo in un prossimo video. Nel caso sapete i nomi, fatemelo sapere nei commenti perché io devo ancora capire bene individuarle, a parte lei che vabbè, c'era scritto il nome dietro. Ok, posto, ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Ah, mi sono dimenticata di farvi vedere il poster, che è questo. Eccole qua, che è esattamente questo. Non so perché, ma Yesasia lo mandava gratuitamente. Quindi ho detto, vabbè, lo prendo. Anche se non sono una che attacca poster o va matta. Ok, perfetto. Ciao ragazzi.